Si apre il sipario della Serie A2 Old Wild West 2022-2023 e la neopromossa Riviera Banca Rimini arriva per la neopromossa arriva una sconfitta. Sebbene il 7-6-6-5 finale, gli ospiti hanno dimostrato una pallacanestro chiara e ben strutturata che, siamo sicuri, darà filo da torcere a chiunque. In sala stampa, pronto all'analisi tecnica in primis e a rispondere poi alle domande dei giornalisti, è presente il coach dei Romaglioni, Mattia Ferrari. Coach, il microfono è tutto suo. Buonasera, mi rincuora che lei abbia visto che giochiamo in maniera chiara e positiva e ci veda del buono, voglio dire, mi ha reso migliore il viaggio di ritorno. Bisogna fare complimenti a San Severo che ha giocato una partita obiettivamente di grandissima intensità come mi aspettavo e ha vinto con pieno merito stando avanti dall'inizio alla fine. Io credo che noi abbiamo pagato tutto ciò che è la tensione dell'esordio, tantissimi tiri sbagliati da vicino, difese approssimative, c'erano delle cose che non volevamo concedere a San Severo e invece siamo riusciti a non farlo. Prima di tutto il tiro da tre punti di flusso, cioè dalla corsa sul penetra scarica, e invece San Severo è riuscito a fare questa cosa. E poi volevamo provare a vincere la battaglia rimbalzo, invece 13 rimbalzi offensivi sono uno sproposito, è impossibile pensare di vincere a pallacanestro fuori casa concedendo 13 rimbalzi offensivi e la percentuale da tre punti che San Severo ha avuto, tra l'altro anche qualche canestro difficile, ma siamo venuti qua ben sapendo che San Severo è in un momento di grande positività, perciò non è un caso essere arrivati in finale di Supercoppa. E in più credo che il vantaggio di aver giocato una Supercoppa molto più densa e vera della nostra abbia preparato la squadra ad essere più pronta a livello mentale all'agonismo. Noi era troppo tempo che non facevamo una partita vera, perché anche le partite di Supercoppa per noi non sono state, per infortuni, poi perché vengono in un periodo completamente, completamente sbagliato della stagione. Per cui, ripeto, temevo che sarebbe successo questo, è successo, non ci siamo disuniti, abbiamo provato a giocare, abbiamo trovato dentro la partita anche qualche sprazzo di buon gioco, quello che ha detto la squadra alla fine, ci sono due modi di uscire da questa partita, o sconfitti e basta, o imparando, cioè il campionato ti deve insegnare, perché molte volte gli allenatori dicono delle cose ma i giocatori ci credono o non ci credono, poi succedono in partita e questo fortunatamente fa un pochino risorgere la figura dell'allenatore e dice beh allora non è che ha detto tutte stupidaggini, per cui speriamo adesso di essere in grado rapidamente di imparare dai nostri errori e di fare un ulteriore passo in avanti. Pino Pistillo, Foggia TV e Gazzetta del Mezzogiorno. Coach, una partita da prima di campionato, al di là di quella che è stata la pre-season delle due squadre, ma due formazioni che hanno già raggiunto un buon livello di amalgama o hanno ancora ampi margini di crescita? Non mi permetto di parlare per San Severo perché ognuno deve guardare in casa propria, noi sicuramente, anche perché noi abbiamo fatto una prestagione frastagliata, cioè non abbiamo avuto Tassinari per 20 giorni, abbiamo avuto altri infortuni, non abbiamo mai giocato una partita di Supercoppa al completo e abbiamo bisogno, perché noi abbiamo tanti giocatori che questo campionato non l'hanno mai fatto e alcuni che l'hanno fatto di sfuggita. Per cui bisogna fare in modo che il campionato ci aiuti a prendere coscienza di determinate cose, di determinate difficoltà. Per cui, ripeto, noi avremo bisogno, logico che uno con un campionato così non è che può pensare di dire ma ti prendi 4, 5, 6 giornate per capire, però noi di un pochino di tempo necessitiamo obiettivamente per metterci nel modo giusto. Ci sono giocatori proprio che devono assolutamente... ripeto, prendere il ritmo e il livello del campionato. Poi ci sono piccoli particolari, per esempio sto fatto che non abbiamo difeso l'ultimo possesso, ma fa differenza perdere di 9 o perdere di 11, voglio dire, poi glielo dici, ti guardano così e dici vabbè. Ripeto, imparare, questa è la cosa, la parola importante per noi. Luca Ficucello del Corriere di San Severo. Coach, innanzitutto buonasera. Buonasera a lei. Abbiamo avuto l'impressione che la sua squadra non abbia sfruttato a dovere la forza dei lunghi, che credo sia il core della sua squadra. Questa è stata la nostra impressione dall'area stampa. Lei cosa ne pensa? Ma all'inizio abbiamo dato la palla a Ogbede, che ha giocato, ha segnato, dopo ha fatto due falli, l'ho tenuto a lungo seduto perché non volevo incappasse nel terzo, perché è un giocatore che può avere problemi di falli.
lui sicuramente può essere un fattore. Poi abbiamo sbagliato dei tiri, adesso qui c'è una statistica, Simon Onumba non ha queste cifre, la statistica è sbagliata perché nel primo tempo ha sbagliato già due tiri da un centimetro a rimbalzo in attacco, D'Almeida ha sbagliato un tiro da un centimetro da sotto, Arrigoni si è incastrato sotto il ferro, cioè noi alla fine lì abbiamo provato anche ad andarci, poi dopo abbiamo sbagliato dei tiri in un momento in cui stavamo obiettivamente giocando un po' meglio e avevamo fatto una buona difesa, Lupus ha gettato praticamente la palla e ha fatto un canestro di tabella, voglio dire, poi ci sono anche gli episodi, fermo restando che non so se avremmo rimesso in piedi la partita, però è logico che ci sono dei punti da mettere a posto, se abbiamo provato a tirare da dentro, cioè abbiamo fatto, leggo qui le statistiche se sono giuste, 34 punti dentro l'area, cioè non sono pochi, avremmo potuto farne di più, probabilmente sì, però fa parte del fatto dell'inizio del campionato, che all'inizio del campionato è difficilissimo essere pronti come squadra. Beniamino Pascale del quotidiano L'Attacco. Io sto alla fine, quindi lei ha analizzato un po' tutto, ha giocato tanto sui numeri, sì è vero, i 34 punti in area sono qualcosa di importante, però diciamo dalla parte sua lei anche Johnson ne ha fatti 19, ruota un po' tutto intorno a lui alla fine. Per molti giocatori è la prima volta che giocano con un americano, perciò delle volte pensano che basti dare la palla a lui ed è tutto finito. Anche questo è un punto cioè bisogna avere la bravura di far capire loro che non è così, bisogna coinvolgere tutti. Lui ogni tanto un pochino la palla la congela, però ripeto, se lei pensa i primi due tiri che abbiamo preso erano costruiti bene, ha tirato da solo. Sbaglia e San Severo fa due contropiedi, se lui fa due canestri magari partiamo 6-0 noi e non 4-0 San Severo, cioè secondo me bisogna innanzitutto io dovrei guardare la partita perché così a caldo puoi dire un sacco di stupidaggini, ma il punto vero è che bisogna valutare quanto di buono abbiamo fatto e cercare di allungare quel periodo e limare un pochino gli errori, cioè un momento importante della partita non abbiamo preso rimbalzi, ci hanno preso rimbalzi in attacco perché uno manca un taglia fuori, perché una palla spizza così, e San Severo ci ha sempre punito con dei canestri da tre punti, mi ricordo, uno da Fabio da lontano, uno di fronte alla mia panchina ma dall'altra parte, e anche una difesa discreta arrivata agli ultimi tre secondi, Bogliardi ha fatto due canestri nel primo tempo, nel secondo tempo di fronte alla mia panchina da lontano, difficili, cioè fa parte del gioco, fa parte di questa cosa, ripeto, poi c'è anche il fatto di giocare casa fuori casa che cambia tantissimo, per cui su una sconfitta si possono dire 1500 cose perché riguardi la partita, avrei potuto far meglio, 1, 2, 3, poi fargliele rivedere tutte, gli fai vedere 150 errori, poi la pallacanestro è un gioco che si gioca correndo, spingendosi, saltando, perciò non è poi così geometrico e preciso. E poi ci sono gli errori umani, gli uomini sbagliano. Coach, buon campionato, grazie per la sua disponibilità e in bocca al lupo. Grazie a voi, buon lavoro.